Gianmarco Veruggio, dirigente di ricerca del CNR, insomma una vita trascorsa nella scienza, nella ricerca e poi il passo nella politica. Come mai? Beh sì, effettivamente dopo aver dedicato tutta la mia vita alla ricerca, che significa progresso, che significa futuro, e essermi sempre occupato anche di aspetti sociali collegati col mio lavoro, infatti ho fondato un'associazione per i giovani, per i ragazzi, per le scuole, e mi sono interessato anche agli effetti sulla società del mio lavoro, quindi mi occupo di etica, di roboetica, mi sono reso conto che forse è raggiunto il momento di entrare un pochettino più direttamente di persona nella gestione del bene comune, della cosa comune. E quindi ho deciso di impegnare una parte del mio poco tempo, ormai posso dire, anche in queste elezioni comunali, nella speranza di poter dare un contributo utile a Genova. Ecco, perché la scelta della lista di Paolo Putti? Beh, perché è una lista civica vera, una lista partecipata veramente da tante forze della società, e io credo di poter condividere in pieno il loro progetto. Ho trovato persone competenti, persone appassionate, persone che vogliono fare qualcosa al di là degli schieramenti, dei partiti, dei blocchi di potere, e quindi ho avuto l'impressione che questo fosse lo spazio giusto per provare a fare qualcosa di veramente utile per i giovani. Ecco, in che modo proprio pensi di mettere a disposizione la tua esperienza, il tuo grande bagaglio di esperienza in campo scientifico per questa città? Beh, io mi sono occupato in particolare di aspetti che riguardano la Smart City, per esempio. Smart City cosa vuol dire? Vuol dire città intelligente. Ma una città intelligente per me è una città fatta di cittadini e cittadine intelligenti. Intelligenti nel senso di informate, consapevoli, partecipi. E allora ecco che io spero di poter mettere a disposizione della città le mie competenze per vedere di rendere più aperto il colloquio tra le istituzioni e i cittadini, per permettere a tutti di essere parte di una grande città, perché Genova è una città meravigliosa, che però deve svegliarsi se vuole avere un ruolo cardine nel futuro dell'Europa, e questo credo che lo possa fare anche tramite la tecnologia. E poi anche pensavo che fosse il momento giusto per cercare di coinvolgere i giovani, i ragazzi, perché si parla di cervelli in fuga. Questa è una cosa che mi fa soffrire moltissimo, perché io investo sui giovani e poi vedo i giovani che se ne vanno da Genova, addirittura se ne vanno dall'Italia. Ecco, io penso che bisogna trasformare questi cervelli in fuga in cervelli in lotta. Cioè vorrei che i giovani capissero che il futuro è loro, che loro devono impegnarsi e devono diventare attori e non spettatori del futuro che li aspetta. Bene, grazie a Gianmarco Veruggio per essere stato con noi su Extra Liguria, pausa caffè.